questo dovrebbe sempre star chiuso. Se interviene questo è successo un disastro in tutto lo stabilimento. Prego. Allora, per utenza che sia di privato o di attività commerciale, per esempio, interna ad un condominio, ha senso fare la verifica periodica di terra tramite il soggetto abilitato, oppure è sufficiente che la faccia il condomino per il tramite dell'amministratore, considerando che il quadro generale dell'utenza è collegato all'impianto di terra del condominio? Allora, la risposta è molto semplice. Qui vale quello che dice la legge, IPR 462 del 2001. In tutti i luoghi dove c'è un'attività di lavoro è obbligatorio fare la verifica di impianti di terra quinquennale o addirittura biennale in certi attenti. Quindi, se nel vostro condominio c'è il portinaio, ad esempio il custode, lì tutto l'impianto condominiale di terra deve essere sottoposto a verifica quinquennale. Se nel vostro condominio non c'è il custode, l'impianto condominiale no, però se al piano terra del vostro condominio c'è il negozio di alimentari, con commessi, eccetera, eccetera, o c'è lo studio dentistico, in quegli ambienti la verifica di terra è obbligatoria. In quegli ambienti la verifica è a carico del titolare dell'attività, perché sono luoghi di lavoro. Viceversa è a carico dell'amministratore condominiale per tutti i condomini. I condomini, quando c'è un custode, se voi siete un condominietto di 7-8 appartamenti, senza attività commerciale, senza attività di lavoro in nessuno di questi appartamenti e non c'è custode, non c'è niente, non c'è questo obbligo di fare la verifica. Allora, quando tra fase e terra in TT o 230 volt e tra fase in neutro o 130 volt, da che cosa potrebbe essere causato questo problema? Non stiamo parlando di niente di ciò, è impossibile, la risposta è impossibile, perché io tra fase e neutro ho sempre la tensione di fase, mentre tra fase e fase è quella concatenata, quindi sono sempre 230 volt. Fase neutro e fase terra sono la stessa cosa, la parola fase terra, la terra e il neutro sono due oggetti collegati al terreno, cioè potenziale zero. Il neutro è potenziale zero, la terra è potenziale zero. Qualunque conduttore di fase assume un potenziale a più 230 volt. Quindi non può esserci il 230 e 130. No, c'è solo il 230 e basta. Si riveda l'impianto. Chiaro, può esserci invece il 400 tra due di linea e il 230, come c'è scritto in questi strumenti qui, e il 230 tra un conduttore di linea e il conduttore di neutro o il punto di terra. Punto di terra intendo il nodo qui potenziale, la sbarretta di RAM, sono certamente il 230 ohm. Ok, ultimi quesiti. Allora, per utenza familiare da 10 kW con condizionatore elettrico è meglio usare il differenziale tipo B? Allora, innanzitutto un'utenza privata così grossa probabilmente innanzitutto è in bassa tensione ma trifase. Fino a 6 kW la fornitura è monofase, sopra conviene o certamente le fondi addirittura rene trifase. Questo prima. O considerazione generale. Questa isola comunque dal tipo di differenziale da usare. Il tipo di differenziale da usare, e qui lo consiglia la T648 nel capitolo 37, era una volta il differenziale tipo A anziché la C, adesso è diventato l'F, che è meno del B. Comunque questa cosa la vediamo nelle ultime slide. Quindi la risposta è il P non è necessario, è sufficiente l'F. Ok, allora, nel caso di contatto accidentale con una linea aerea a bassa tensione da 400 volt con un cavo precordato, cosa succede? In contatto accidentale, mi sembra di aver capito, questo signore tocca il cavo nudo
e prende la scossa, cioè sta toccando questo filo qui. Se questo signore sta toccando questo filo qui a 400 volt, all'interno del suo corpo passa una corrente pari a 400 volt diviso la sua resistenza. Indicativamente, avevo prima detto 2005, siamo abbondanti, 3.000-3.500 ohm, dipende se ha mangiato tanto o poco, se è grasso o se è magro, ma 400 diviso 3.000, qual è la corrente che ti passa in mezzo? Cosa succede? Seconda risposta, per quanto tempo ti passa in mezzo la corrente? Perché questo l'abbiamo visto in questi diagrammi. Correnti anche elevate per poco tempo possono non essere mortali. Correnti modestissime per lungo tempo, a lungo tempo vuol dire un paio di secondi, bastano correnti molto più piccole per morire. Quindi ha toccato un cavo a 400 volt, si fa i conti di quanta corrente gli passa in mezzo e stabilisce per quanto tempo il suo corpo sopporta la corrente. Probabilmente per niente. Un tempo così basso che tecnicamente lo salutiamo già, non gli auguriamo buon Natale perché non c'è tempo. Allora, è obbligatorio l'interruttore differenziale nelle prese anche trifase in caso di sistema TNS? Ripeto quello che ho detto prima, nel TNS il differenziale è facoltativo, trifase, monofase, esafase, non c'entra il numero delle fasi, c'entra il concetto su cui si parla il TNS. Qual è il concetto del TNS? Che in caso di guasto le correnti sono elevate, quindi il differenziale è, se volete, raccomandato, ma non è obbligatorio mai, perché l'apertura del circuito può essere fatta egregiamente per fusibili o per interruttore automatico. Nel sistema TN teoricamente non è necessario il picchetto di terra dell'utente? Nel sistema TN il picchetto di terra dell'utente gli passa ben poca corrente, quindi da un punto di vista, credo di aver capito la domanda, così squisitamente teorico la risposta è sì, ma in pratica lo si deve fare comunque. Cioè, credo di aver capito che cosa dice questo signore, dice una cosa molto semplice, soprattutto per spiegarmi meglio. Qui c'è stato il guasto, la corrente viene giù nel piede. Quando arriva in questo nodo, la corrente si dovrebbe dividere, ma come si divide? In maniera inversamente proporzionale. Qui trova solo RAM, qui trova la resistenza di terra, allora io qui trovo 0,20 ohm e qui ne trovo 30. È chiaro che va praticamente tutta dove c'è 0,20 ohm, quindi è ininfluente la sua esistenza. Va messo perché la norma lo chiede, però quanta corrente passa in questo picchetto? Praticamente zero. Quindi ha ragione concettualmente chi ha detto questa cosa. Esiste oggi in Italia una legge che obbliga di adeguare gli impianti esistenti ante 1990 privi di impianto di terra e quindi di realizzarlo? Mi riferisco all'impianto di terra, non alla protezione differenziale. No, esiste come, caro signore. La legge 4690 non è che scaduta, poi arriviamo al 2008 e c'era 37 nel 2008. Quegli 11 milioni di soggetti che non sono adeguati sono tuttora fuori norma, quindi hanno una situazione di pericolo in casa loro, una situazione di pericolo verso terzi. Finché tutto va bene, come sempre in Italia non succede nulla, ma quando qualcuno si fa male, che sia un suo familiare o che sia peggio ancora il vicino con lo soco sotto di casa, voi sapete che i magistrati fanno dei bagni e quel signore lì che non ha la casa adeguata correrà sicuramente seri guai prima a livello penale e poi a livello civile che deve risarcire i danni. Quello è poco ma sicuro. L'obbligo che gli impianti siano a norma è sancito dalla 3708 che è la legge successiva alla 90, che è tuttora in vigore, quell'obbligo lì c'è. Quindi se uno non ce l'ha, corra di corsa. Ma quando lo deve adeguare, la legge non dice più uno o l'altro, assolutamente no. Differenziale e impianto in terra, e non o. Quindi se l'impianto non va, ma differenziale e impianto in terra. Allora, ultimi quesiti, gli impianti domestici dove è presente la tensione a 220 volt con fase, io leggo qua fase, senza neutro, è sufficiente la protezione differenziale? In un impianto domestico monofase la tensione è sempre data
tra fase e virtual, perché fase fase il distributore ha 400 volt, quindi è impossibile far così. Ok, ultimo quesito, il sistema TN si configura anche quando alimento una rete con un gruppo elettrogeno, se sì, ci sono differenze rispetto alla cabina di trasformazione? Sì, allora, stiamo parlando di tutt'altro, perché un gruppo elettrogeno non è un sistema di distribuzione ordinario previsto per distribuire energia elettrica. Se il gruppo elettrogeno può essere, in alcuni ambienti, messo come gruppo di sicurezza, cioè io voglio continuità di servizio all'interno dell'ospedale, voglio continuità di servizio all'interno della mia azienda, eccetera, eccetera, e attivo, metto lì il gruppo elettrogeno, va via l'alimentazione ordinaria, attivo il gruppo elettrogeno. Oppure un gruppo elettrogeno viene messo spesso nei cantieri, io sto costruendo un edificio, non ho l'energia elettrica, e il mio generatore è il gruppo elettrogeno, punto. Detto questo, sul gruppo elettrogeno, che però è un altro webinar se vogliamo farlo, è il discorso, li posso usare in tanti modi. Io posso usare ad esempio il gruppo elettrogeno come trasformatore con quel concetto della separazione elettrica. Quindi il gruppo elettrogeno che alimenta un solo utilizzatore, guai a mettere a terra. Il gruppo elettrogeno che invece lo uso, per esempio perché sto costruendo un cantiere e mi organizzo come un sistema TP. Non c'è una risposta univoca a questa domanda, dipende il generatore gruppo elettrogeno come lo utilizzo. E chiudo dicendo una piccola cosa, soprattutto nei piccoli gruppi elettrogeni c'è sempre un ossetto di terra che a volte illude le persone che collegano comunque a terra il gruppo elettrogeno. Poi lo usano in quei casi in cui il gruppo elettrogeno invece non deve essere collegato a terra, cioè col concetto della separazione elettrica, e hanno fatto un danno anziché una cosa possibile, hanno creato una situazione pericolosa. E quello è un problema reale che si pone. Però ripeto, non c'entra nulla con questo webinar, che è un webinar dedicato a come viene distribuita energia elettrica nell'alimentazione ordinaria di case, uffici, industrie, eccetera, eccetera. Ok, guardi, le leggo quest'ultimo e poi andiamo avanti. In un sistema TN il centro stella di un trasformatore a media tensione e bassa tensione di solito viene messo a terra, sia collegandolo alla rete magliata di terra ma anche ad un picchetto di terra. Tipicamente c'è infatti un pozzetto di terra appena fuori dalla sala del trasformatore. Perché? Perché è inutile, perché noi siamo ancorati. Allora, torniamo, cercavo la slide. Quella dell'impianto di terra e che dovrebbe essere questa qui. Eccola. Allora, sotto le cabine, qui c'è rappresentato la terra, sotto le cabine si fa la rete magliata, punto e basta. Come sotto casa nostra si fa l'anello, il picchetto, la terra. I pozzetti sono un vecchissimo retaggio degli anni 50 e 60, perché si pensava che la resistenza di terra doveva essere minore di 20 ohm, si andava a ispezionare il picchetto di terra per vedere se lì misurando avevano 20 ohm, tant'è vero che c'era gente che buttava dentro delle sostanze per condurre di più, diciamo, e rendere più conducibile il terreno, perché sapevano farne una misura così, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la situazione di cui sto parlando di oggi, probabilmente è una situazione vecchia, per cui dice, oltre alla rete magliata collego un picchetto e un filo che dalla rete arriva al mio picchetto, per far vedere che se quel picchetto lì la resistenza è di 15 ohm, anche la rete mi garantisce 15 ohm. Ma questa è una cosa assolutamente inutile, controproducente, concettualmente sbagliata, eccetera, eccetera. Non serve a niente, quindi il mio consiglio è una bella accettata il cemento nel pozzetto, seppellisce il suo picchetto a vita e basta, perché soprattutto in questi ambienti, torniamo al discorso delle verifiche, è obbligatorio fare la verifica o ogni 5 anni o ogni 2 e fare anche le verifiche delle tensioni di passo di contatto e dell'impedenza dell'anello di guasto, cioè quant'è l'impedenza complessiva dell'impianto di terra, perché non serve proprio a niente quel pozzetto lì. Va bene, allora direi a questo punto di chiudere con le domande, di andare avanti e poi riprendiamo le domande alla fine, grazie. Benissimo, allora per andare avanti vi faccio solo vedere
Che cos'è il TNC innanzitutto? Cos'è il TNC? Che è un obbrobrio, sempre detto, attenzione, TNC, due sono le vergogne dei normatori, io dico sempre, due sono le vergogne dei normatori. La più grande, in assoluto, è che non esiste, poi c'è il motivo perché non esiste, la norma sulle prese e le spine, la norma sulle prese, cioè esiste una norma mondiale sulle prese? No. Tant'è vero che ogni paese ha il buco diverso, lamelle, eccetera, eccetera. È una norma che si fa in 30 secondi, ma non la faranno mai, perché ogni nazione difende il suo modo e il suo buco per fare le prese. Ma ne parliamo da dopo. La seconda norma, vergogna, secondo me, del normatore, è di continuare a tollerare un sistema come questo, cioè il TNC, che è un sistema intrinsecamente non sicuro e che poi, con una faccia un po' da fariseo, lo ammette, ma poi lo vieta, perché il TNC è vietato negli ospedali, è vietato nelle scuole, è vietato di qui, è vietato di là. E poi riusciamo a fare delle porcate che effettivamente non finiscono più, perché allora, qual è la porcata? Di fare il sistema misto. Io l'ho visto anni fa in un ospedale nel Veneto, ospedale privato, cabina di media tensione, arrivano con il sistema, escono e vanno nella palazzina uffici, non c'è l'obbligo del TNS, cioè non è un ambiente sanitario, la palazzina uffici, quindi TNC. Poi dalla cabina, dalla palazzina uffici, dovevano andare in un ambiente medico, se vogliamo in sala operatoria. Prendono i due pugni e mettono assieme, fanno il PEN, scusate, il TNS dalla cabina, no, l'ho detto giusta, dal trasformatore alla palazzina uffici TNC, quindi con un solo conduttore fatto così. Poi escono dalla palazzina uffici, tirano fuori il quinto filo e può diventare TNS. Benissimo. Poi vanno in un altro ambiente che è ordinario, la messa, TNC ancora, poi ancora TNS, poi alla fine non ti spacca l'impianto. Perché questi ampliamenti e variazioni negli anni hanno portato al fatto che non funzionava più niente come protezioni, coordinamenti, eccetera, eccetera. Anche il gruppo di sfarmacia. Quindi, oppure anche nei luoghi maggiori di rischio di incendio, il TNC può transitare in un locale classificato a maggior rischio di incendio, il TNC può transitare, ma non potete tirare fuori la scatola di rimozione e alimentare niente. Certo, a maggior rischio di incendio, e allora, perché non possiamo un po' no? Il TNC eliminiamo, perché l'unica cosa del TNC è risparmiare un filo. L'unico vantaggio che viene fatto è che questo maledetto filo vale per due, perché il neutro è potenziale 0 e il P è potenziale 2. Però in caso di guasto io sono fregato. Perché? Perché non interviene niente a interrompere il circuito. E allora il guasto va avanti per giorni, settimane, mesi, finché non succede qualcosa. Cosa succede? Ecco qua cosa può succedere. Questa era una grande, anche se questa fotografia ha più di 10 anni, almeno 15 anni questa fotografia, uno stabilimento nuovo, con un magazzino ben fatto, vedete i numeri di tagliafuoco, gli evacuatori di fumo, eccetera, eccetera, quindi veramente un gioiellino, col sistema TNC. Questa azienda chiude il 27 o 28 di luglio per fare i canonici 3 settimane di ferie. Al 14 di agosto scoppia l'incendio in questo magazzino, un piccolo magazzino dove c'hanno dentro delle scaffalature con dei solventi, delle latte, quello che poteva servire all'azienda. Era l'azienda che faceva qualunque tavolo trucciolato ha le portature, no? Ho pensato un'azienda così grande che si limitava a fare quei portini di bianchi in varie altezze a incollare sui trucciolati per fare i tavoli e le banchi, quali, eccetera, eccetera. Scoppia l'incendio. Perché scoppia l'incendio? Semplicemente perché avendo il TNC, da qualche parte c'era stata questa dispersione di corrente che è andata avanti chissà per quanto tempo, finché ha brasato un attimino l'asse di legno dove c'era questo solvente, e finché è partito l'incendio. I vigili del fuoco rompono il lucchetto, perché quindi non c'è stato d'oro, certamente poi era sorvegliata anche.
lucchetto del portone centrale e spengo l'incendio. La cosa qui si è limitata, all'epoca mi ricordo, meno di 200 milioni di danni, quindi 100 mila euro di danni attuali, questa poco, quindi è stata una grande cosa, però potrebbe anche da peggio, se non fosse stato fatto così bene il magazzino, poteva estendersi all'intero magazzino. Per risparmiare che cosa? Che poi glielo ho detto al titolare, è risparmiato all'epoca, ho detto 500 mila lire, 500 euro direi adesso di un conduttore che girava nella mia azienda, bravo, complimenti, adesso il progetto l'ho fatto, capito? Sei andato da un ingegnere, bravo, a fare il progetto non essendo soggetto a obbligo, cioè non ero un'azienda costata maggiore di rischio di incendio, in questo caso non so anche perché non lo fosse, ma comunque ufficialmente non lo era, e quindi lui ha fatto un TNC. Quindi il TNC evitatelo. Ogni volta che, anche sul ultimo libro degli impianti di terra che ho scritto, evitare il TNC, ho scritto che è punto. Ma arriviamo invece al DP. DP viene di solito poco trattato, no? Abbiamo visto che bisogna mettere l'impedenza che isola rispetto a terra, eccetera. Qual è il principio generale dell'IT? Che essendo isolato la terra, in caso di guasto, le correnti che posso avere sono solo correnti incapacitive. Cioè io ho un piede in terra e un calo dall'altra parte. Io ho un condensatore a tutti gli effetti. Quindi l'impianto IT di per sé, l'impianto che essendo l'impianto isolato la terra mi garantisce una maggior continuità di servizio. L'impianto locale di terra potrebbe a sua volta essere unito o separato a quello del neutro, quella è una scelta che uno fa, ma addirittura il neutro sarebbe meglio non distribuirlo mai, perché distribuire il neutro vorrebbe dire vanificare un po' i vantaggi dell'impianto di terra. Cioè in un sistema di neutro, lasciatelo lì così, il PE, ok, unisco le varie masse, eccetera, eccetera, ma non il neutro. Il sistema, questa figura è presa dalla CE 648, quindi è paro, CE, e le note comprese. Il sistema può essere collegato a terra tramite un'impedenza sufficientemente elevata, questa qua. Il tratteggio sta a indicare che collegando la terra io isolo il sistema da terra. Questa connessione può essere effettuata per esempio al punto di neutro, al punto di neutro artificiale o anche a un conduttore artificiale. Infatti qui è collegata centrostella. È sconsigliato, non è vietato, è sconsigliato sul neutro. Nella prima diapositiva che ho fatto qui, il neutro era collegato, perché non è vietato, non era un buon sistema antico. E invece è facoltativo, vedete, riportare il PE anche al centrostella o non riportare. Su questo aspetto possiamo metterci a discutere, ma sostanzialmente non cambia più di tanto la faccenda. Il neutro sarebbe meglio non distribuire. Ottengo un sistema veramente isolato alla terra.